Scusate, sono un po' triste perché mi è arrivata la lettera del mio ragazzo Gianluco che si è trasferito a Londra per lavorare perché diceva che qua a Napoli non si trovava lavoro e mi è arrivata la lettera. Cara Deborah, è tuo Gianluco che ti parla. Sono qui da solo nella mia stanzetta di Ampecco a Londra e mi manchisci. Non sono sicuro se mi manchisci si scrive con l'H o senza H, ma chi se ne fotte? Qui prallano tutti inglese, anche i bambini piccoli. Come spaccetto se lo hanno imparato così piccoli, non si capisce. E nemmeno io capisco a loro, nemmeno una parola. Ho chiesto lo scotch per azzeccare la tua foto dentro all'armadio e mi hanno brottato una bottiglia di liquore. Io ce l'ho schiattata in testa e ci ho detto: non sono un briacone, briachiti tu. Poi mi hanno spiegato che lo scotch è il liquore. Mo' dico io: se lo scotch in questa lingua di merda è il liquore, lo scotch che si azzecca come spaccetto si dice. È romantico. Ho chiesto il fondo per aggiustarmi i capelli e mi hanno brottato il telefono. Io ce l'ho schiattata in faccia e ci ho detto: a chi già chiama mamma? Secondo me mi vogliono sfottere perché sono napoletano. Qua i napoletani li schifano, e specialmente a me. Quando dico che sono napoletano mi rispondiscono: ah, pizza, amor, mandolino, bang bang. Mo faccio il cameriere da McDonald's e tengo i piedi dei panini dentro al naso per 9 ore al giorno. Mi sogno i McChicken pure la notte. Com'è il tempo a Napoli? Qua ieri a piotto. A piotto, aiuto tutta la giornata. Cerco di resistere un altro poco, ma penso che me ne torno. Senza di te sono come un friariello senza la salsiccia, una sfogliatella senza la ricotta, una pastiera senza grano, una parmigiana senza molengiane, una mozzarella senza latte, un marciapiede del rettifilo senza macchine parcheggiate in terza fila, una secondigliano senza i mariuoli, una cacata senza carta igienica. Ma igienica con quante G si scrive? Non sapendo ne ho messe tre per non fare figure di merda. A proposito di cacare, questi ingressi non tengono il bidet, non lo usano proprio. Ma quando cacano, come fanno? Non si lavano e non si azzecca la mutanda in culo? Che schifo. Io già ho scassato 3 lavandini perché dopo cacato mi siedo sul lavandino e mi lavo. Solo che qua le pareti sono di cartone e subito se ne cadono. Che schifo di posto. Vabbè che a Napoli non c'è lavoro e che si deve partire e andare fuori, ma voglio andare a lavorare in un posto dove tengono i bidet. Tuo affezionato Salucco. Scusate. Ho bisogno di stare un po' da sola, perdonatemi. Ma magari non un quarto d'ora rindoso essere.